Sei a Roma, la città del cinema, ti sei appena trasferita nel posto più bello del mondo per studiare sceneggiatura, che bello. Un giorno vedi alcuni dei tuoi tanti compagni di corso sulla soglia dei 26 anni che sono prontissimi a distruggere i tuoi sogni e a dirti che per riuscire ad eccellere in questa meravigliosa città è giusto dimenticare tutto quello che hai imparato e diventare una finta appassionata di cinema. Comportati in questo modo e le cose per te andranno sempre meglio. Quelle poche volte che vai al cinema, quando scopri che il film è italiano, di «Ah, ma italiano, allora non ci vado». E poi cambia sala e vai a vedere Guardiani della Galassia. Se qualcuno dovesse mai chiederti qual è il tuo obiettivo di scrittura per una sceneggiatura, tu rispondi «Condividere l'amore per la settima arte, valorizzare il nostro paese e lottare contro le discriminazioni». Quando ti sarà richiesto di esporre le tue opinioni su film e serie TV, impara a memoria le seguenti sentenze e tirale fuori nei momenti più opportuni, funzionano sempre. Quando i registi diventano autoreferenziali, perdono di valore e fanno film fini a loro stessi. I film horror fanno schifo da almeno 30 anni e i nuovi registi sono sconclusionati. Midsommar è uno dei film più stupidi e senza senso che tu abbia mai visto. Il regista Ari Aster è un pazzo che deve farsi curare, il suo ultimo film non sei nemmeno riuscito a finirlo e sei persino andata via dalla sala. Jordan Peele ha fatto solo un film bello, ovvero Get Out, ed è bello perché ha vinto l'Oscar, non per altri motivi. A proposito di Oscar, The Whale è il miglior film che tu abbia mai visto, ovviamente, ma avrebbero dovuto prendere un attore che pesasse veramente così tanto e non mascherarlo perché è una cosa irrispettosa. Quando ti chiederanno perché secondo te Avatar 2 è uno dei migliori film degli ultimi 10 anni, tu rispondi perché se no non sarebbe stato campione di incassi. Ricorda anche che le parole chiave da utilizzare sono troppo lungo, troppo lento oppure con buchi di trama. The Irishman troppo lungo, Il sacrificio del cervo sacro troppo lento, Babylon troppo lungo, Le otto montagne troppo lento, Il sesto senso con buchi di trama, Ed Wood troppo lungo, La sposa cadavere troppo lento, Big Fish a buchi di trama, Dumbo troppo lento e lo avrei fatto più horror. Dateful Eight troppo lento, Memento con buchi di trama, Tenet capolavoro. Considera anche che in questo momento il 70% della popolazione mondiale tra i 18 e i 35 anni si divide tra chi ha il sogno di fare musica, chi sogna di fare cinema e chi invece ha già perso le speranze. Quindi devi affrettarti ed essere meglio degli altri, per questo devi girare il tuo cortometraggio da presentare al Centro Sperimentale di Cinema a Roma per sperare di essere presa. Non verrai presa lo stesso, tranquilla. Comunque, ovviamente, butta tutte le tue sceneggiature, non puoi fare una cosa che ti piace, ma una cosa che possa piacere per finta a chi ti esaminerà soltanto perché ha tematiche importanti. Da quando mi sono innamorato di Antonio, la gente mi vede in modo diverso. Per concludere, ricordati di continuare a dire che il sistema cinematografico all'estero funziona meglio, non supportare alcun regista italiano nemmeno se fa horror di qualità e, mi raccomando, non supportare mai le alternative valide che ci sono. Come tutti i finti appassionati di cinema, non devi mai vedere alcun film del nostro paese, ma devi sognare che gli altri vedranno il tuo quando uscirà. Anche perché noi italiani paghiamo tasse che vanno al ministero, il quale finanzia film che nessuno vede perché non piacciono. Ok, compila tutti questi bandi e forse, se ti va bene, tra un anno hai il tuo film finanziato. Non succederà, eppure se dovesse accadere sarà soltanto una parte dei finanziamenti e quindi non ha senso uguale. Quindi sì, la soluzione è solo continuare a fare schifo sperando di accontentare un pubblico che nemmeno tu sai quale sia. Ora rilassati, mettiti comoda e prova ad immaginare cosa succederebbe a te in vari multiversi se continuassi a studiare cinema. In uno stai scrivendo una nuova commedia chiamata Il Nord e il Sud sono diversi. In un altro stai scrivendo un teen drama con lieto fine chiamato I miei genitori non capiscono i social e la mia generazione, quindi siamo distanti. In un altro sei semplicemente un sasso. Alla fine tornare a casa dei tuoi e abbandonare gli studi non è poi così male. Lì puoi sicuramente sognare una vita migliore, ma senza doverla davvero costruire ed affrontare, e soprattutto non ti dovrai più preoccupare di cosa scrivere per piacere agli esaminatori, dato che nessuno ti esaminerà mai più, tanto forse non serve più a niente. Lui è Luca Di Paolo, che cura la regia e il montaggio di tutti i corti su questo canale. Oggi è piuttosto triste perché si è accorto che questo video è un po' autobiografico. Esattamente. Però se volete farlo contento, avete in descrizione il link ad un abbonamento gratuito a Wish Short per vedere il suo cortometraggio Deathmate. Criticatelo.